Quella di ieri sera all'interno della sala giunta del comune di Sciacca è stata la riunione organizzativa preliminare in vista della prossima edizione del Carnevale. A presiederla il sindaco Francesca Valenti e l'assessore al turismo Filippo Bellanca, seduti attorno a un tavolo alcuni degli operatori della manifestazione ai quali l'amministrazione ha sottoposto i propri orientamenti in vista della festa in maschera edizione 2018, a partire dalla soppressione del doppio fine settimana di sfilate, decisione utile non solo a risparmiare economicamente, ma anche, secondo quanto riferito da Bellanca, ad andare incontro alle stesse esigenze del mondo della scuola che già con due tornate elettorali, regionali di novembre e le politiche di aprile, costringerà gli alunni a perdere diversi giorni. I carristi ieri hanno preso atto delle decisioni dell'amministrazione di ridurre il numero di carri partecipanti di uno per riaprire le porte ai minicarri, in particolare due. I carri di categoria A, come si chiamavano una volta, saranno dunque cinque. Si è poi parlato del bando che giocoforza sarà pubblicato senza bilancio di previsione approvato e dunque senza copertura finanziaria. Si è parlato anche di servizi da affidare all'esterno. L'ottica generale è quella di spendere meno, anche se inevitabilmente l'edizione 2018, visti i tempi, non potrà discostarsi più di tanto da quella di quest'anno. Però non pensa che già levando la settimana molta gente si possa rivedere e dire: beh, Tania, ci stanno pensando per risparmiare il Carnevale di Sciacca e che quindi potremmo Tu sai, restare con le signor, somme. non ci siamo per tutti, ci Certo, conosciamo da tempo. certo, certo. Scusami se. Cioè, tu sai meglio di me che la macchina del carnevale con la settimana in meno cambia pochissimo, perché tutti una serie di meccanismi I costi non te ne battono. ma di poco, ma molto poco, perché una serie di meccanismi sono per la festa invernale, o è 3 giorni, o è 6 giorni, lo sai meglio di me perché tu la vivi. Sicuramente troveremo una soluzione per abbattere i costi, non è che non la troveremo, le abbiamo già trovate. Anche non è per accontentare un'altra parte Assolutamente, persone, è pure assolutamente. legato al fatto che comunque in questo momento questo posto così, cioè non voi, non siete voi la maestra Assolutamente, anza, non è infatti. quello il problema, perché poi il costo, questo incide, ma incide anche tanto altro, cioè noi non ce lo possiamo permettere. Una manifestazione che torna alle tradizioni, hanno detto Filippo Bellanca e Francesca Valenti. Le maestranze presenti alla riunione di ieri sera hanno preso atto delle novità sottoposte dall'amministrazione, garantendo la propria disponibilità a collaborare, anche se i presenti non hanno nascosto la propria delusione per la soppressione del doppio weekend. Naturalmente ci saranno altre riunioni per parlare del prossimo carnevale, un tema che interessa moltissimo l'opinione pubblica saccense, come dimostrano peraltro le migliaia di visualizzazioni accumulate sui nostri articoli sulla festa.